Allora la domanda è perché Krishna non supera mai il periodo della giovinezza? Secondo, neonato, bambino, adolescente. The question is, one by one. Question is why Krishna never cross the youth, never go beyond youth, always remain fresh and young. This is the first question, and then I was saying one by one. Okay. Una alla volta. Actually, like Mother Yashoda. In realtà, come Madre Yashoda, he never think that he become more young even. He think only his meditation for the child Krishna. Proprio come Madre Yashoda, lei non pensa mai che Krishna sia in una fase di crescita che va gradualmente verso che diventa adulto. Lei pensa sempre che lei è un bambino. Bambino. Krishna bambino. If you say he is a grown up, she is not agree to accept. Se diciamo che Krishna lui gradualmente arriva tramite un processo che arriva alla giovinezza, che diventa un adulto, lei non è d'accordo, Madre Yashoda, nel pensare a questo. So, and if you see Uddhava, se vediamo Uddhava, then Krishna is grown up. Allora, in quel caso, Uddhava, lui interagisce con Krishna da adulto, lui pensa che Krishna sia un adulto. Right. You know Uddhava, his friend? Conoscete Uddhava, suo amico? Very similar, like a Krishna, and habits also like this. Lui è molto simile, molto uguale nell'aspetto fisico a Krishna. But if you see the Subhara and Sridham, they always meditate in the same age Krishna, like a child. Ma se però consideriamo per esempio Subal o Sridhama, Subal e Sridhama, loro interagiscono con Krishna nell'età che c'ha Krishna e che hanno loro, da pastorelli. And when you see from the eyes of Radhika, for Radhika, Krishna is the, what you say? What? Youth. Always. Giovane. Always you are 14 years. E se però vediamo Krishna dalla prospettiva di Srimati Radhika, lei lo vedrà sempre come un ragazzo giovane che arriva al massimo a 14 anni. So how you like to see? Quindi abbiamo tanti modi di vedere Krishna. Which feeling you want to develop inside you? Che tipo di sentimento noi o voi volete vedere Krishna? That is the point to see Krishna. Questo è il punto che dovremmo discutere. Understand? Avete capito? Is there your devotion? È in accordo alla vostra devozione. How you want to be develop relation and feeling with? Come noi vogliamo, il tipo di devozione che vogliamo sviluppare con Krishna, il tipo di sentimento che vogliamo avere con lui. And he give this feelings to you in that mood. E lui, questa persona, interagisce con Krishna nel sentimento che lui vede Krishna in quel modo. Nel modo che lui ha quel tipo di sentimento, lui interagisce con Krishna in quel modo. Can you come more near? Potete venire più vicini? Potete avvicinarvi? Per favore. Close. Come close. Venite più avanti, più vicino. Lasciate un mini spazio per chi vuole andare in bagno. So, how, which eyes, which feeling you want to relate yourself with? Con che tipo di occhi, di visione, con che tipo di sentimento volete vedere Krishna? Your sambandha.
Che tipo di relazione, di sambandha che voi volete avere con lui? Second question is not so clear because it seems to continue the question. Okay. The youth, second, like baby, child, or grown up, is the same or less that you understand? Avete capito il punto? Si sta discutendo, parlando. I give you one example. Posso dare un esempio? Of Jesus. Di Signore Gesù, Gesù Cristo. He accepts himself as a child in his spiritual identity. Lui è, ha concepito se stesso nella sua forma originale come un bambino. Because of that, dovuto a questo, he developed relation. Dovuto a questo fatto che lui aveva questo spirito, questo sentimento di essere un bambino, lui ha sviluppato una relazione with father. Con il padre. He said, Abba, papà. Lui diceva Abba, papà, significa this is padre, the, maestro. This is the relation. The name is coming, loving him. Questa è la relazione che intercorreva fra lui e il padre, una relazione amorevole. He see his father. Lui vedeva al Krishna come il padre. And father is looking to his son also. E il padre anche lui vede, visualizza, vede, osserva il figlio. He is always son for his father. Lui rimarrà sempre figlio per il padre, forever. It's a spiritual connection. Questa è una collegamento. It's not changing. È un collegamento spirituale che non cambierà mai. Material thing change. Sul piano materiale questo tipo di relazione cambia. It's spiritual never change. Ma in un piano spirituale questo tipo di relazione non cambia mai. It's fixed. È fissa. Understand? Capito? So fixing is important. Without relation, you cannot feel, and you cannot feel then how you can connect yourself. Se non abbiamo un sentimento, uno spirito di essere collegati con Dio, con Krishna, questo sentimento non potremo percepirlo nei suoi confronti.